Ci troviamo qui al Colle Redentore oggi pomeriggio in questa bellissima, anche stupenda giornata a livello meteorologico. Non poteva esserci un ambiente migliore insieme a Sua Eccellenza il Vescovo, che è stato artefice insieme a noi, perché senza la sua volontà sicuramente non avremmo potuto effettuare questo recupero di questa struttura, che è di proprietà appunto della Curia Vescovile. E lo abbiamo fatto con tanta gente, soprattutto con tutta l'amministrazione, i consiglieri comunali, l'ufficio servizi sociali, la direttrice della casa di riposo, le aziende che vi hanno lavorato, i progettisti, tutti, le imprese che hanno contribuito anche a livello economico e insomma con i rappresentanti del mondo economico a vario titolo, che hanno comunque contribuito alla realizzazione del recupero di questa struttura, che consentirà in qualche maniera, nel miglior modo possibile, appunto, si possa fare, cioè con strutture accoglienti, con strutture performanti, con strutture nella massima sicurezza, 6 famiglie di Tolentino che versavano in una situazione davvero difficile, di sfratto, di mancanza quindi di un futuro, di un'abitazione, e in una città dove purtroppo, come nelle altre città, l'edilizia privata ancora non ha conosciuto la ripartenza. Questo purtroppo è un grave handicap che non libera risorse sotto il profilo immobiliare per chi ne ha bisogno. Io aggiungo soltanto a quello che ha detto il sindaco che il nostro motto è piccoli passi possibili. Non pretendiamo di fare grandi cose, però i piccoli passi possibili, le piccole cose concrete e possibili che si possono fare vanno fatte. E qui sono 6 famiglie che adesso hanno casa. È piccolo, ma è comunque qualcosa di concreto. Avanti così. Un grandissimo risultato, l'amministrazione comunale non poteva chiedere di più. In primo luogo voglio fare dei ringraziamenti al comitato di quartiere, al suo presidente e a tutti gli abitanti di queste zone che ci hanno aiutato e ci hanno supportato per far sì che questa struttura potesse avere una destinazione di questo tipo. Grazie alla diocesi che ce l'ha concessa, perché la proprietà è della Curia, e che nel primo istante, subito dopo il sisma, quando noi abbiamo chiesto aiuto perché avevamo emergenza abitativa, avevamo disagio, avevamo anche bisogno di alloggio per tutti gli aiuti che stavano provenendo da ogni parte d'Italia, la Curia e il Vescovo si sono subito messi a disposizione con tutto quello che ci potevano dare. Questa struttura inizialmente, qualche mese prima del sisma, poteva essere destinata ad altro, ma la nostra più grande soddisfazione, anche grazie ad una attività molto pressante, presente e costante del sindaco, è stata destinata alle famiglie. Ci sono 6 famiglie che insieme faranno comunità. Il comune di Tolentino purtroppo con il sisma non ha nemmeno più nessun tipo di alloggio che potesse aiutare persone che abbiano un qualsiasi tipo di disagio sociale. Quindi in questa maniera riusciamo un po' a sopperire alle varie esigenze che si creano al netto del sisma. Chiaramente sono strutture temporanee che di anno in anno, comunque a seconda delle esigenze che verranno poi valutate di volta in volta, verranno riassegnate se del caso, oppure rimarranno per tempi più o meno lunghi.